Allora, oggi andiamo a Caldè. È un posto sul Lago Maggiore, una ex fornace, una ex fabbrica di mattoni abbandonata ormai da tempo. Adesso è luogo di trasgressione, rave party e anche bagni nel Lago Maggiore abbastanza gelato. E Perdizione. perdizione, sì, perdizione. Però vi faccio vedere dove andiamo anche. Lì c'è il lago, non guardate questa brutta persona, comunque lì c'è il lago e tutta la fornace sarà abbastanza panoramica, cioè c'è questo, smettila di fare i gesti, sarà questo percorso, però noi dopo andiamo anche lassù, che c'è una chiesetta con una bella vista si presume, e da lì vogliamo fare tutto questo percorso per arrivare a quel puntino lassù e non abbiamo idea di che cosa troveremo, quindi adesso... Probabilmente niente. Probabilmente niente, però noi ci andiamo e vi portiamo con noi. Un personaggio poco affidabile una volta diceva ci fosse una cava, ma io non ci credo. Lasciatemi speranza voi che entrate. Comincio da qua. Wanted to fare il bagno. Trovate anche asciugamani abbandonati. Mm.
siamo arrivati alla fine del percorso e qui c'è la casa del custode, o meglio dell'ex custode, o un vecchietto, forse. Probabilmente il custode. Comunque un vecchietto ci abitava qui fino a 3 anni fa, siamo abbastanza sicuri che fosse ancora in questa casa. E adesso non si sa. Cioè, comunque qualcosa c'è ancora. Se non è morto, è ancora qui. Se non è morto. E affascinante abitare in un posto del genere. Inutile. Comunque niente, questo è il percorso della ex fabbrica, o comunque delle fornaci di Caldè. Di sicuro hanno sistemato, perché fino all'anno scorso era pieno di sporcizia, una roba assurda. Adesso invece è tenuto abbastanza bene, quindi bisogna seguire per l'Aveno Mombello. Poi le indicazioni portano a Castelveccana e sulla strada trovate il cartello Caldè, dovete girare dentro e non potete sbagliare, arrivate a un parcheggio, da lì parte il percorso. Potete fermarvi per fare il bagno, le grigliate, tuffi come avete visto nel video, o semplicemente venire a visitare questo posto, che oggi è anche la giornata ideale perché prendere delle malattie. Sì. Oggi è anche la giornata ideale per venire qui, perché è abbastanza tetro, se avete visto il cielo. Però è veramente affascinante come posto. Ciao! Se può fa. Nini! Allora, avete visto 40 minuti? Però saranno 40 minuti così. Quindi auguri a noi. Ciao. Mia, qui. No, veramente, madonna. Direi che siamo abbastanza in alto, contando che prima eravamo laggiù. E ora siamo qua su, e non è ancora finita. In soli. Boh. Dobbiamo andare su. In soli. 12 minuti. So good. Sì, però io ho dovuto salire. Sì, io ho usato 4 zampe per salire. L'ho fatta a gattoni.